Il nome di Berlusconi è il nome di un patriota al Quirinale? Berlusconi è uno che è stato mandato a casa alle consorterie del potere perché non firmava una serie di trattati che poi ha firmato Mario Monti. Sicuramente è uno che ha difeso l'interesse nazionale, sì. Assolutamente. Quindi può essere il vostro candidato, non so, un candidato di bandiera, quello del centrodestra? Io non l'ho mai definito un candidato di bandiera, è sicuramente un nome che il centrodestra lo compatta. Poi sappiamo che bisogna cercare delle convergenze, quindi bisogna vedere se ci sono altri numeri. Però per noi sicuramente è una proposta che rispecchia quello che stiamo cercando. Senta, sapeva della proposta di Salvini di chiamare tutti i leader da domani in poi e se in qualche modo vi avete parlato, se sa, sento, ma lei stessa è d'accordo su questa idea? Non lo sapevo, la considero una buona idea. Penso che quello che è stato detto ampiamente in questa manifestazione, cioè che il centrodestra ha i numeri per giocare una partita da protagonista, sia vero, e quindi sicuramente tutti quanti noi abbiamo, diciamo, il dovere, no, di parlare intanto tra di noi, di rimanere compatti come io ho chiesto dall'inizio, perché il centrodestra ha i numeri per giocare questa partita se mantiene la sua compattezza, che è la cosa sulla quale lavora Fratelli d'Italia, che è la garanzia che Fratelli d'Italia ha chiesto nel tavolo del centrodestra, ma poi bisogna cercare anche altre convergenze, quindi considero assolutamente normale che in questa fase le forze politiche si parlino. Voi delle volte raccontate anche di incontri che non sono avvenuti, tipo quello tra me e Letta, ma anche se fosse avvenuto sarebbe normale, come tra l'altro per noi, figuriamoci, insomma, come avete visto anche a Treio, non è che temiamo mai di parlare con gli altri. Poi bisogna intendersi su quali siano gli obiettivi e dove gli obiettivi possono coincidere, insomma, voi conoscete qual è l'obiettivo di Fratelli d'Italia, io l'ho dichiarato anche stamattina, e bisognerà, però insomma, a gennaio probabilmente, anche perché parlarne troppo presto secondo me non aiuta, no? Questi ragionamenti, a gennaio sicuramente bisognerà che ci si parli tutti quanti, poi non so quanta convergenza si possa trovare, perché poi bisogna andare a vedere, insomma, le proposte nel concreto, però sicuramente è un tentativo che va fatto, cioè mi pare che tutti qui abbiano detto che il Presidente della Repubblica non deve essere un esponente, no, di una minoranza, ma un esponente della, o comunque debba essere scelto dalla maggioranza possibile dell'attuale Parlamento. È giusto, perché dovrebbe rappresentare l'Italia nel suo complesso. Non so se ci siano i margini per trovare una persona del genere, ma spero che possano esserci. Io ho detto qual è il mio perimetro, ecco, dopodiché sono aperta a parlare, insomma, con gli altri, assolutamente. Ieri ha ufficializzato la candidatura di Cecilia D'Elia qui per le suppletive a Roma, nel collegio di Roma Centro. Il centrodestra ha una proposta condivisa per un candidato? Beh, la avremo entro stasera, perché le candidature si presentano domani, come lei sa, ne stiamo parlando. Credo che, insomma, nella giornata di oggi, nel pomeriggio di oggi, aspettavamo di finire la manifestazione, che insomma, è stata un po' totalizzante, nel pomeriggio di oggi, insomma, ci sono varie proposte, arriveremo a una soluzione, domani mattina ci sarà ovviamente un candidato compatto del centrodestra.